purtroppo siamo senza amplificazione per un problema tecnico banale che però farà in modo che noi esercitiamo le nostre capacità vocali. Vi ringrazio per la partecipazione, è un report che noi facciamo a un mese dall'inizio, più giorno meno, di Lucida Artista, un primo riassunto di quanto è accaduto, e forniremo anche qualche dato sufficientemente aggregato di quanto è avvenuto in città. Lucida Artista, parto da una considerazione preliminare. A questo tavolo vedete seduti un po' gli attori di quanto è stato organizzato in città, dall'assessore Guerra per le sue competenze al turismo, l'assessore Calabrese per quanto riguarda gli aspetti dell'area, Mimmo De Maio che è il vero protagonista per quanto riguarda gli aspetti del traffico, Augusto della Scala che ci ha dato una mano indispensabile con la protezione civile e Massimiliano Giordano, presidente di Salerno Mobilità, che è un po' il polso statistico della situazione. Prima considerazione iniziale. Salerno è nel weekend dell'Immacolata è stata classificata come quattordicesimo luogo meta per quanto riguarda Trivago. Un network che dà delle statistiche interessanti. Noi siamo, per intenderci, in buona compagnia insieme a Venezia, Napoli, la Costiera Amalfitana, Salerno. È quattordicesima in un orizzonte ampio e quindi ha una posizione di assoluto prestigio. Prima considerazione. Seconda considerazione. Lucida Artista, che ha avuto per gli anni passati, anche all'inizio di quest'anno, alcuni detrattori, sto verificando dalla stampa, dall'opinione corrente, che questi detrattori hanno fatto più di un passo indietro. Ormai Lucida Artista è considerata, mi pare, in un modo assolutamente positivo dalla stragrande maggioranza dei cittadini, degli opinionisti e anche sulla stampa. Anzi, ora ci si accusa di non avere sufficienti posti letto e quindi questo, credo che sia un fatto che vedremo poi nel corso della conferenza stampa ed è un'altra cosa di assoluta eccellenza. Siamo partiti con qualche affanno perché siamo stati in costanza di una agitazione dei vigili urbani che facendo ricorso a tutta la nostra pazienza e tentando di rispondere con la testa e non di pancia siamo stati in grado di ricondurre ad un ragionevole confronto e alle nostre spalle, e credo che questo è un aspetto che va valutato in quanto positivamente. Noi abbiamo sempre sostenuto che per quanto ci riguardava le buone relazioni sindacali ci stanno a cuore, ma su tutto fa premio assolutamente la ragione da un lato, dall'altro l'interesse comune, il bene comune, la civitas, la città. Questo è stata la nostra stella polare, su questo noi abbiamo organizzato le nostre risposte e le nostre attività. Ultima considerazione. Marchio Lucida Artista, su questo magari Ermanno potrà anche intrattenersi per qualche battuta. Dario Loffredo sulla stampa ha raccontato una serie di ipotesi di lavoro, noi approfondiremo per quanto riguarda le iniziative che sono nate intorno a questo brand, tentando di fare le verifiche opportune per fare in modo che intorno a questo brand ci sia un lancio degno della qualità dell'iniziativa che noi offriamo ai turisti. Ultima considerazione, veramente qualche dato che poi magari l'assessore alla viabilità potrà essere molto più esaustivo per quanto mi riguarda. C'è da dire che arrivano visitatori da tutte le parti d'Italia, ivi comprese per esempio Udine, Trieste, Verona, Vicenza, Spagna. Questo allo stato dell'arte, oggi. Sulle quantità magari si potrà intrattenere Mimmo se lo ritiene, e insieme a Massimiliano Giordano, e quindi devo dire che ad oggi il saldo è assolutamente positivo. Un fiume incredibile di persone che invadono pacificamente la nostra città, riportando, da quando mi risulta, un ricordo di grande suggestione. Restano emozionati, sono delle persone che
restano rapite da quanto in questa città si è prodotto. Arretrano, diciamo, i detrattori, come dicevo prima, per quanto riguardava i residenti, i resistenti, non so che era questo network, perché, diciamo, i motivi della resistenza credo che siano assolutamente risolti. Non mi pare. Io, se dovessi far mente locale ad una mia personale avventura, sono andato a prendere mia moglie alla stazione, abito a Via Tasso, impiegando per andarla a prendere, tornare a casa, 10 minuti. In perfetta, sabato, luci d'artista che, come dire, sfarbillava e furoreggiava. Ora io, nel corso della conferenza stampa, magari farò qualche altra osservazione, però per non appesantire i nostri lavori, da un lato manifesto la mia assoluta soddisfazione per quanto è avvenuto, do atto a Mimmo De Maio di aver svolto un lavoro di grande intelligenza logistica, e un'ultima osservazione: credo che quindi l'intuizione che è stata di Enzo De Luca, il suo pensiero lungo, si sia liberamente dipanato in questi giorni ed è giunto ancora una volta a maturazione con grande soddisfazione di tutti. Prego. Forse Manno, magari assessore al turismo. Sì, grazie. Anch'io voglio per la mia parte farvi il racconto di questo primo mese di Luci d'Artista. Sapete tutti che si tratta della 10ª edizione, dunque di un'iniziativa consolidata nel successo e consolidata nell'opinione pubblica e anche nella mente dei cittadini. Prima ancora, lo dico, faccio queste considerazioni prima ancora che ripetere l'osservazione che il sindaco faceva un attimo fa, perché è consolidata nell'immaginario collettivo come meta turistica Salerno. E Salerno è diventata meta turistica per Luci d'Artista e per tutte le altre attività. Quando è nato Luci d'Artista, l'interesse su Salerno era sulla nuova architettura, sulle sue iniziative culturali. È cresciuta l'immagine di Salerno e oggi, come dire, Luci d'Artista rafforza l'immagine della città negli altri momenti e negli altri mesi dell'anno, e viceversa, le iniziative che si svolgono negli altri mesi rilanciano l'immagine. Ed è una promozione che è avvenuta lentamente attraverso il lavoro dell'amministrazione, che è diventata essa stessa promozione della città, e poi anche un lavoro di promozione, diciamo, professionale, perché voglio ricordare che in questi anni abbiamo partecipato a tutte le fiere turistiche del nostro paese, anche qualche fiera internazionale, promuovendo sempre i nostri eventi, la proposta del Teatro Verdi, i nostri festival, l'architettura e Luci d'Artista segnatamente. L'ho ripetuto più volte in queste settimane, ma nella recente fiera del turismo di Rimini non c'era operatore europeo che non identificasse immediatamente nel nostro stand la città delle luci. Questo, come dire, vista come dire, da un'immagine esterna, dà il segno della strada che ha fatto e del brand Luci d'Artista come un marchio di riferimento e un attrattore generale. E parto da questa premessa per dire che l'altro aspetto che voglio offrire alla vostra attenzione è come quello che abbiamo invocato, soprattutto nei primi anni, oggi è realizzato: una partecipazione della comunità all'evento, al di là delle critiche, delle richieste di miglioramento di servizi. Oggi c'è la partecipazione della città all'evento Luci d'Artista, che è fatto di partecipazione dei commercianti, degli operatori turistici, di tutte le istituzioni, perfino di tutto il mondo della cultura. Voglio approfittare della mia delega alla cultura anche per dirvi che abbiamo provato anche a, come dire, arricchire dal versante cultura la proposta Luci d'Artista. In questo momento in città abbiamo una mostra interessantissima a Palazzo Fruscione, la mostra iconica della raccolta Caggiano, la mostra all'Addolorata di Sergio Vecchio, la mostra di Faccincani al Palazzo Genovese, mostre all'architettura, all'archivio dell'architettura contemporanea. Dunque abbiamo impegnato anche tutta la città in questo versante. E l'altro aspetto, sempre, come dire, di costume, di attesa dell'appuntamento di Luci d'Artista, che ogni
iniziativa che si svolga in città nel periodo invernale viene pensata che sia di tipo turistico squisitamente, commerciale, culturale, viene pensata in funzione delle luci. Dovete immaginare che tutto quanto arriva alla nostra attenzione come proposta è una proposta in funzione delle luci. Tutto quello che si può declinare in termini di luce viene immaginato e proposto, provando a concentrarlo in questo periodo. Questo dà il senso della consapevolezza dell'impatto di pubblico e del ritorno potenziale che un'iniziativa, sia essa squisitamente turistica, commerciale, culturale o sportiva, ho avuto perfino la proposta della maratona delle luci. Se questa cosa no, ma questo lo racconto naturalmente per darvi l'idea di come la comunità sia proiettata a questo evento e come chiunque voglia immaginare a un'iniziativa partecipata si riferisca a questo periodo dell'anno. Questo, ripeto, proprio come esempio e modello. Vengo a un aspetto più squisitamente, diciamo, turistico, che è quello dell'accoglienza dei nostri ospiti. I dati poi relativi ai mezzi che portano qui, alla quantità di pubblico, li affido al collega De Maio. Noi abbiamo avuto un incremento significativo dei bed and breakfast, sappiamo che c'è richiesta di privati per nuovi alberghi, anche qui credo che Mimmo De Maio abbia predisposto strumenti urbanistici finalizzati all'accoglimento di proposte. È chiaro che la disponibilità di posti letto è un'iniziativa che non attiene, spetta direttamente al comune. Il comune predispone atte, le condizioni, perché se l'imprenditore e gli imprenditori vedono evidentemente non solo il luci d'artista, perché chi deve investire in alberghi evidentemente deve pensare a una capacità attrattiva della città non limitata nel tempo ma nel corso dell'anno, se valutano economicamente interessante pensare a un'impresa di tipo alberghiero o di accoglienza più in generale, evidentemente ritengono che Salerno sia diventata permanentemente un centro di attrazione. Allora, noi abbiamo sicuramente avuto fin qui almeno 3.800 pernottamenti nelle nostre strutture che hanno già da questo un ritorno economico molto interessante che sfiori i 4 milioni di euro. Anche qui a rispondere se l'investimento del comune abbia in qualche maniera un ritorno. Avete visto che sono sorte tantissimi esercizi commerciali in più, probabilmente è cambiato quando prima pensavamo ai esercizi commerciali, pensavamo più a un commercio tradizionale, evidentemente molto più orientato verso l'alimentazione, il ristoro. E questo 3.800 pernottamenti, cioè significa 3.800 prenotazioni? No. 3.800 per più giorni, 3.800 il dato? Tutto occupato, tutto quello che è stato occupato in questo periodo, in questo primo mese, in tutte le nostre strutture. Quindi 3.800 mi sembra un dato molto significativo dal punto di vista. Tra gli alberghi, i 230 bed and breakfast che abbiamo, tutte le prenotazioni che hanno avuto. Sì. Allora, questo è un dato, mi pare, molto significativo. Noi abbiamo anche la certezza, abbiamo anche un dato sulle prenotazioni. Adesso ci avviciniamo al periodo più squisitamente natalizio, che è già tutto impegnato. Voglio raccontarvi anche la soddisfazione, su questo non ho dati che evidentemente possono immediatamente riferirsi, poi sta, alla valutazione favorevole o meno favorevole di questi dati, ma contatti che ho avuto con i comuni limitrofi mi parlano di sensibili incrementi di presenze anche nelle strutture vicine. Voglio raccontarvi anche di un contatto che ho avuto con Federalberghi di Avellino, che mi chiede, un contatto permanente, di poter immaginare anche nel link Luci d'Artista una possibilità di accoglienza con integrazione di prodotti squisitamente dell'Irpinia in un'ipotesi di pacchetto Luci d'Artista che veda, nel caso di sold out qui in città, un'accoglienza possibile a Avellino.
questo a raccontare anche di un'irradiazione e di un evento che è non solo di portata provinciale ma anche interprovinciale, e questo naturalmente non fa che rafforzare l'economia dell'intero territorio e non fa che come dire, lusingare ulteriormente. L'ultima cosa che voglio dire è abbiamo un coinvolgimento di tutte le istituzioni, a cominciare dalla Camera di Commercio, tutte le istituzioni, il mondo scolastico, quest'anno abbiamo più, approfittando anche del nuovo, della esigenza degli istituti superiori di esperienza scuola-lavoro, abbiamo più di 200 ragazzi coinvolti nell'accoglienza dei nostri turisti. Questo da un lato rappresenta un'esperienza bellissima per i ragazzi, di possibilità di verificare la loro conoscenza delle lingue, di vivere con orgoglio questo momento, ma anche noi formiamo in qualche maniera una sensibilità civica futura, proprio nelle nuove generazioni instilliamo un concetto di capacità di accoglienza. E da ultimo davvero il logo lo abbiamo registrato, come avete già riportato, in data 19 ottobre, questo a tutelare un marchio che è cresciuto evidentemente tantissimo negli anni, e anche qui avendo visto che è questo con Lusinga che tanti comuni d'Italia, anche comuni piemontesi, riferendomi all'esperienza gemella di Lucida Artista di Torino, perfino comuni piemontesi ci hanno contattato per chiedere informazioni sulle modalità, su come siamo arrivati a questo, e tutto quello che attiene a, come dire, consigli sull'organizzazione di analoghe iniziative nelle loro città e nei loro comuni. Credo di potermi fermare qui, sì. Altrimenti la faccio lunga. Mimmo De Maio, che come sapete, oltre ad essere assessore all'urbanistica e quindi è gravato anche di questo problema delle nuove locazioni alberghiere, è stato un eccellente e ottimo assessore alla viabilità e che ha predisposto insieme all'ingegner Cantarella un piano logistico che pare, fino al momento, pare che abbia funzionato. Prego. Va bene, sì. Lo richiamava il sindaco nella sua introduzione, ed è chiaro che il sistema della mobilità intorno ad un evento così importante che richiama in città tante persone rappresenta una delle questioni più delicate da affrontare. Chiaramente l'importante è quella che è la struttura della nostra città, quello che è il sistema di collegamento della nostra città, e quindi dovendo fare i conti con quello che è le infrastrutture a disposizione. Ma nessuna città, nessuna infrastruttura può dare risposte positive rispetto ad un evento di questo tipo, a una presenza così forte, se non si ha la disponibilità degli uomini e delle forze per poter governare, diciamo, attività così complesse. Ed è chiaro, lo richiamava il sindaco prima, che sicuramente la iniziale difficoltà che abbiamo registrato era legata alla vertenza in atto con i vigili. Noi abbiamo dovuto gestire le prime settimane fruendo della forza ordinaria che era disponibile al momento, e abbiamo dovuto mettere insieme i dispositivi che erano possibili realizzare con quegli uomini. Colgo l'occasione, chiaramente grazie alla Protezione Civile e tutti gli altri, li richiamerò tutti, anche fruendo di dispositivi che ad hoc sono stati introdotti. Qualcuno avrà fatto caso che, per esempio, non avendo gli uomini a disposizione nelle prime settimane, abbiamo dovuto fruire di un dispositivo che garantiva l'accesso all'interno dell'area portuale, fruendo della rotatoria da poco realizzata davanti alla capitaneria di porto, e quindi, perché non avendo gli uomini era impossibile predisporre il dispositivo che poi è entrato pienamente in esercizio nelle ultime settimane, che consente ai bus che arrivano da Via Ligera di fare l'inversione in via Lista, diciamo, alle spalle della villa comunale. Chiaramente determinante la presenza dei nostri vigili, però vorrei ricordare che tutta questa attività è frutto di un'attività di concertazione, di incontri, di riunioni che abbiamo fatto, abbiamo tenuto periodicamente e continueremo a tenere in questura con gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine, perché in un dispositivo di questo tipo concorrono principalmente sicuramente i vigili urbani, quindi la struttura del comune, ma Polstrada,
Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Provinciale, persino Forestale, per quello che era possibile come disponibilità anche da parte del loro corpo, e chiaramente poi tutto l'aspetto legato al grande apporto dato dal settore della protezione civile, ma credo che su questo sarà il collega De Pascale poi a dare qualche elemento più di dettaglio. Gli elementi di novità che hanno caratterizzato il sistema della mobilità quest'anno sicuramente sono presenti anche dal fatto di aver abbiamo potuto godere di un'ulteriore area di parcheggio per i bus, l'area che abbiamo recuperato nell'ex area di cantiere di via Vinciprova, che ha consentito di alleggerire la grande presenza dei bus in sosta nella zona dello stadio Arechi, e quindi concentrare, che l'intento è quello di cercare di far gravitare quanto più è possibile i pullman organizzati nelle zone più vicine al centro, in modo da evitare l'appesantimento sull'infrastruttura della metropolitana e del servizio navette che abbiamo predisposto per collegare poi gli ospiti dallo stadio Arechi al centro città. E poi il grosso problema, sinceramente, al di là della presenza di pullman che sono stati, secondo me, governati in maniera eccezionale, questo ringrazio tutti coloro i quali hanno attivato i dispositivi in merito, è stata la soluzione per governare l'enorme presenza di flussi fondamentalmente di auto. Anche perché ormai era passato il messaggio che tutti potevano arrivare al centro, non c'erano dispositivi che limitassero questo accesso. I dispositivi dinamici che sono stati predisposti all'ingresso della città, nella parte alta in particolar modo, l'ingresso nella zona dei vecchi caselli autostradali, e lo sbarramento predisposto per la direttrice che arriva dalla Valle del Lirno nella zona di Fratte, hanno determinato appunto questa, la possibilità di coinvogliare il flusso di auto nella zona riga e da lì poi fluire delle navette per arrivare al centro. Capirete bene che un dispositivo di questo tipo ha un insieme di elementi di complessità per attivarli, anche perché non era un dispositivo fisso, come dicevo prima, era dinamico, quindi il coordinamento tra i vari soggetti predisposti al controllo dei varchi veniva all'occorrenza modulato per far sì che potessero essere garantite comunque delle presenze in città e per non anche limitare la mobilità anche da tanti residenti. Io molto probabilmente avremmo creato, sindaco, sicuramente qualche elemento di difficoltà in più a qualche residente, particolarmente nelle zone alte della città, però si ha a disposizione le uscite alternative. Chi è pratico della città può uscire a Lione Petrosino, può uscire anche nella zona alta se è residente, quindi abbiamo ovviato a quello che poteva essere poi una chiusura completa che avrebbe determinato accaduta disagi comunque su tutto il territorio. Dico questo perché quando si è immaginato quali potessero essere i dispositivi alternativi, ho sentito parlare chiudiamo il centro, una chiusura del centro urbano senza un dispositivo di filtri a cascata è assolutamente improponibile. Può restare un po' nell'immaginario collettivo di qualcuno che richiama la domenica legato a casomai alla strada Salerno, ma non si tratta di chiudere la città di una domenica qualsiasi nella quale sappiamo quale può essere la presenza di flussi di traffico. Immaginare di chiudere con un dispositivo del genere una città sotto il peso del flusso delle auto che registriamo in questi giorni avrebbe significato determinare il blocco di tutta l'area al di fuori del centro urbano. Sarebbe stata una situazione, dal mio punto di vista, ma anche sulla scorta delle verifiche puntuali che abbiamo fatto, una catastrofe rispetto a tutte le altre aree della città a contorno della zona del centro. Sono dispositivi che possono essere verificati, ma vanno messi in campo mettendo insieme e in serie una serie di iniziative ed attività per far sì che possa alla fine funzionare e non determinare effetti maggiori. Registriamo ancora qualche rallentamento fisiologico per quanto riguarda il flusso delle auto, ma capirete bene che sono problemi fondamentalmente risolvibili, nel senso abbiamo una presenza anche significativa di flussi pedonali che necessariamente si incrociano con i flussi veicolari, ma grazie all'attività svolta in particolar modo dagli operatori della protezione civile, ove necessario rafforzata anche dalla presenza dei vigili,
Faccio l'esempio in particolar modo dell'attraversamento pedonale all'altezza di Piazza Portanova, tra Piazza Portanova e il Lungomare, lì ha consentito poi con questo dispositivo di far passare quel momento di tappo per poi avere la possibilità di arrivare più tranquillamente all'altezza della Villa Comunale, dove si registra un altro fisiologico assolutamente di rilevante rallentamento, perché chiaramente chi arriva con la macchina è portato a rallentare per vedere le luci. Infine mi piace ricordare come all'interno di quella che era, diciamo, il governo dei flussi di traffico per quanto riguarda luci d'artista, abbiamo dovuto governare anche eventi concomitanti, come quello in particolar modo del giubileo di domenica scorsa, che credo si sia risolto senza particolari difficoltà. Il dispositivo di blocco della ZTL hanno funzionato benissimo, grazie anche poi alla possibilità di poter chiudere anche gli accessi pedonali per far sì che perlomeno durante il corteo i flussi non si incrociassero. E nonostante la presenza significativa di tante persone che hanno invaso sia il Duomo, l'Atrio e la parte antistante la stessa piazza del Duomo, la cosa credo che si sia risolta nel migliore dei modi, senza nessun tipo di difficoltà sul flusso della mobilità. Do qualche dato un po' più nel merito numerico. Abbiamo poi, molto probabilmente il Presidente Giordano potrà dare qualche elemento più di dettaglio, ma complessivamente abbiamo registrato 2.400 bus turistici prenotati. Il che significa che l'esperienza ci porta a dire che su 2.400 bus prenotati abbiamo avuto in città il doppio. Il rapporto quest'anno credo sia fondamentalmente di 1-1, quindi basta fare una moltiplicazione tenendo presente che con bus ha una capienza media di 50 unità, siamo sulle 260.000 presenze soltanto per quanto riguarda i pullman presenti in città quest'anno, che poi insomma arrivano da tutte le parti d'Italia. Questo aspetto lo curerà meglio Giordano, darà un po' il report di quelle che sono le presenze e da quale altre parti del paese arrivano. Significativo il dato di quest'anno è stata la presenza dei camper, che ha avuto un pulso esponenziale rispetto agli anni precedenti, tant'è che le aree predisposte, quelle attrezzate ad hoc, l'area di Torrione all'altezza del Bar Marconi e l'area predisposta nel Parco del Mercatello sono state immediatamente esaurite. Chi ha avuto modo di verificarlo, l'area intorno allo Stadio Re, che era completamente, diciamo, impegnata dai camperisti, lì, diciamo, è una promozione del passaparola che funziona molto, quindi abbiamo avuto presenze significative anche da questo punto di vista. A queste presenze aggiungerei anche i tanti ospiti che sono arrivati, sono stati presenti in città attraverso i visitatori, attraverso il flusso delle crociere che qui si sono attestate nel periodo delle luci d'artista, ed infine abbiamo anche fatto una prima valutazione di quelle che sono state le presenze attraverso i collegamenti ferroviari, i treni della direttrice in particolar modo da Napoli, da Velino e Benevento, da Caserta, da Cosenza, da Potenza, da Sapri. Una media di, calcolando, diciamo, 50% di quella che potesse essere la disponibilità, diciamo, della capienza dei treni, ci dà una presenza di passeggeri complessivi di 250.000 presenze attraverso il sistema su ferro, il sistema ferroviario. Quindi dato definitivo alla fine, diciamo, il numero complessivi di arrivi che noi registriamo al netto delle auto, che sono al netto delle auto circa 470.000, ci portano a fare una prima valutazione che la presenza dei visitatori nella nostra città in questo primo mese di luci di artista si attesta tra le 750.000 e 800.000 presenze nella nostra città. Un dato assolutamente significativo, no comprensivo delle altre, siamo sui 470.000 con i sistemi di mobilità ai quali prima facevo riferimento, considerando il flusso di auto che registriamo durante, in particolar modo nel weekend, arriviamo ad una presenza circa di 800.000 persone presenti nella nostra città. Io credo che insomma l'unico modo per dare anche un po' la risposta a quelle che sono state anche un po' tutte le preoccupazioni che abbiamo potuto leggere in particolar modo dagli organi di stampa nella prima fase, l'unica risposta è poterla dare sul campo concretamente, così come abbiamo fatto.
nel senso, diciamo, registriamo soddisfazione, condivisione, problemi. Io credo che nessuno oggi possa dire con onestà intellettuale che abbiamo difficoltà da questo punto di vista, ed è chiaro che ancora molto può essere fatto, cioè il sistema della mobilità può essere implementato, nuove aree di parcheggio possono essere individuate, ma rispetto alle potenzialità del sistema infrastrutturale della nostra città e rispetto al flusso di presenze registrate, io credo che oggi veramente abbiamo fatto un vero e proprio miracolo da questo punto di vista, e quindi io devo ringraziare tutti coloro i quali hanno dato il loro contributo per far sì che questo sistema potesse funzionare così bene, e quindi io non posso che auspicare che questa modalità possa continuare anche nei prossimi giorni, in quanto, diciamo, registreremo sicuramente altre 2-3 date, diciamo, da bollino nero, che sono quelle che, diciamo, tradizionalmente sono quelle del giorno di Santo Stefano prevalentemente, che credo che poi quest'anno cada persino di domenica, di sabato, quindi la cosa non ci aiuta molto. La domenica successiva sicuramente è una giornata nel quale possiamo rivedere anche in questo caso una presenza significativa, poi tradizionalmente poi i flussi vanno scemando, ma sicuramente, diciamo, stiamo registrando dei dati assolutamente significativi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, non credo di dover aggiungere altro. Vabbè. Un buon lavoro a tutti noi. Prima di cedere la parola ad Augusto De Pascale per alcune considerazioni relative all'aiuto che ci interviene. Se parlare soltanto un attimo prima, restiamo all'ambito mobilità con Massimiliano. Sì, un attimo solo. Allora, Massimiliano Giordano, che è un altro caposaldo della nostra azione. Voi vedete qui schierata una specie di squadra, no, che lavora di concerto per la riuscita dell'evento. Io ho fatto una gaffa, Mimmo mi ha corretto, non ho ringraziato veramente per la collaborazione importante che abbiamo avuto da prefettura e questura. C'è un'unità di crisi, come definirla, un'interforza che ci supporta. Un'unità di gioia, perché non è crisi. Seconda osservazione rapidissima che ho omesso di dire nel mio ragionamento, siamo all'attenzione anche della RAI, che ci ha dedicato un servizio molto bello sul TG1 alle ore 20 sabato scorso, sereno variabile il 19 dicembre ed è previsto 1 mattina il 26 dicembre, e oltre Rai 3 che naturalmente ci ha seguito e ci ha supportato. Allora, Massimiliano, mi pare. Volevo darvi il dato complessivo EPT di pernottamenti, che fin qui è di 92.000 presenze. Il dato ufficiale PT si era sottodimensionato. Dato ufficiale di presenze complessive 92.000, ero stato impreciso. Io aggiungo pochissime cose per non essere, quindi, ripetitivo, giusto per dare qualche curiosità che può in qualche modo arricchire il racconto di questo primo bilancio di Lucile Artista per quello che riguarda ovviamente la ricezione, la mobilità e l'accoglienza soprattutto degli usi turistici. Noi qualche anno fa abbiamo avuto anche in considerazione della difficoltà a ricevere materialmente un afflusso così grande da provetture, un orientamento diverso da parte dei visitatori, e cioè questa esplosione delle visite attraverso i bus turistici. È una novità, perché le prime edizioni del Lucile Artista avevano visto soprattutto una provenienza di visitatori con le autovetture. Poi c'è stato un vero e proprio cambiamento di abitudini che in qualche modo ha fatto caratterizzare l'accoglienza e i problemi della mobilità sul tema dei bus turistici. Per provare in qualche modo a governare al meglio ed eliminare le criticità, noi abbiamo organizzato e programmato un sistema e pubblicitario e di raccolta materialmente delle prenotazioni attraverso un sistema telematico, che ci permette di monitorare in qualche modo le accoglienze e di regolare anche il sistema della mobilità a seconda di quelle che sono le previsioni in arrivo. La particolarità di questa edizione rispetto a quelle precedenti è che c'è stato un vero e proprio boom e in qualche modo è diventato riconoscibile davanti ai tour operator l'elemento informativo dato dal Comune e da Salerno Mobilità rispetto al tipo di accoglienza di mobilità, e abbiamo praticamente il 50% delle visite che vengono a Salerno che sono incanalate e regolamentate attraverso il sistema di prenotazione, che ci permette questo anche di fornire immediatamente anche in questura durante i comitati di gioia, come dice Augusto Di Pascale, una serie di informazioni che permettono poi di tarare l'organizzazione ovviamente dell'accoglienza. La particolarità era che mentre ad esempio l'anno scorso grosso modo a fronte
di un tour operator che prenotava un bus, c'erano altri tre che venivano e quindi ci creavano problemi nell'accoglienza. Oggi noi abbiamo un rapporto di uno ad uno, che è un grandissimo, di uno ad uno. Cioè, a fronte di una prenotazione noi ci troviamo un ulteriore bus che viene, che ovviamente non ci aspettiamo, tra virgolette. Ad oggi abbiamo avuto 2.400 prenotazioni, lo diceva prima Mimma Di Maio, ma il dato interessante, 2.4 ad oggi, però il dato interessante è che fino alla data di chiusura della manifestazione il nostro sito ha ricevuto 3.500 prenotazioni. Questo significa, no, comprensive delle 2.4. Questo vuol dire che in prospettiva immaginiamo solo per i bus turistici di arrivare in questo modo a 7.000 accoglienze, cioè un numero impressionante. Diciamo che c'è stata anche in qualche modo una capacità ricettiva dei nostri messaggi da parte del tour operator nell'organizzazione di quella che è diventata una moda di visita alla fine della città. È importante vederlo perché di fatto viene utilizzato questo sistema e questa modalità di interfaccia da tutta l'Italia. Noi abbiamo prenotazioni da parte di tutte le regioni, mancano all'appello esclusivamente la Sardegna e la Valle d'Aosta, c'è anche la Sicilia. Dalla Sicilia vengono prenotazioni da Trapani, Messina, Catania, Caltanissetta, cioè è diventato un vero e proprio ovviamente evento e c'è una modalità di interfacciarsi con le istituzioni molto forte. È un dato importante perché di solito, come dire, le attività di eccezione magari non sono neanche sempre spesso a carico di una istituzione. Invece di fatto, e questo è stato aggiunto da parte della pubblica amministrazione, la sua anche capacità organizzativa ha fatto sì che diventa effettivamente un recettore turistico e dà il proprio apporto, il proprio contributo anche, come dire, per interfacciarsi con quelle che sono le realtà esterne che vengono a contatto con la città. È particolare questo perché questo ci permette nei limiti del possibile anche di regolare, in qualche modo programmare il sistema di mobilità. Faccio da un altro dato, come dire, aggiuntivo che può essere interessante. Negli anni precedenti le visite erano schiacciate esclusivamente per i sabati e le domeniche. Quest'anno grosso modo uno su quattro, uno su cinque viene durante la settimana. Ogni giorno noi abbiamo 50 bus turistici che vengono. Questo anche grazie a un'offerta tariffaria che noi facciamo, per cui propagandiamo nelle zone della Campania soprattutto, utilizzando dei meccanismi ovviamente pubblicitari, e invitiamo a venire durante la settimana in virtù anche di uno sconto tariffario, un dimezzamento del 50% della tariffa. Quindi una regolamentazione, come dire, programmata e studiata di elevamento della tariffa e di agevolazione per venire durante gli orari antimeridiani della domenica piuttosto che infrasettimanalmente ci ha permesso anche di spalmare in qualche modo gli arrivi. È evidente che la conformazione urbanistica della città è tale che a fronte di un flusso di persone di questo tipo diventa difficile accogliere, come è capitato ad esempio l'8 dicembre dell'anno scorso, 1.000 bus in un'unica giornata. Per quanto vuoi essere bravo ad organizzare il sistema di mobilità, è un enorme afflusso di persone che non puoi regolamentare in modo perfetto. Questi tipi di input invece hanno permesso in qualche modo di, da un lato, spalmare durante la settimana gli arrivi, quindi anche dando, come dire, alla città, agli esercenti, ai commercianti, una possibilità in più, perché si sono visti, come dire, delle visite, un'accoglienza, come dire, particolare, un afflusso di persone anche più gestibile e soprattutto spalmato per c'è un dato relativo ai giorni. Ti dicevo, alla fine noi abbiamo avuto, siamo sui 4,50 ad oggi come dati infrasettimanali, dal lunedì al giovedì. 4,50. Quindi è oggettivamente anche un altro successo di programmazione, quindi rispetto al complesso dell'evento. Un'altra curiosità, ci aspettavamo per la verità, leggendo un po' le provenienze, che fosse comunque la Campania, la regione da cui, come dire, provenivano i maggiori visitatori, invece il Lazio. La Campania se la tira un po' con la Puglia, voglio dire, come numero di presenze, ma la regione da cui vengono più persone è il Lazio, in particolar modo Roma. Poi non vi do quindi un po' di numeri all'otto, che sarebbe noioso, ma ovviamente ci sono spalmati, con una prevalenza ovviamente al sud, ma spalmati oggettivamente per tutta l'Italia, le provenienze dei visitatori. Ultimo elemento, l'aveva già accennato Mimmo De Maio, siamo oltre le 1.000 prenotazioni di camper. Nei circuiti specialistici Salerno è diventata un'ulteriore tappa per chi utilizza questo metodo ovviamente di viaggio di visita delle città. E ultima ovviamente riflessione per quella che secondo me è la riuscita di fatto del sistema di mobilità che si è avuto quest'anno,
oggettivamente determinante è stato il fatto di non caricare eccessivamente la riga. Il fatto di avere grosso modo quasi 200 bus turistici dislocati nelle due aree centrali a ridosso del centro, cioè Vinci Prova e Ligea, ha permesso di, come dire, frenare il primo impatto senza caricare navette e metro in modo eccessivo. Ricordiamo che negli anni scorsi le criticità maggiori, al di là ovviamente dell'affluenza enorme nei vicoli del centro storico piuttosto che verso la villa comunale, era data dalla ressa enorme, chi stava per la strada, come dire, a fare servizi giornalistici o a lavorare lo ha visto di persona, insomma, era difficile incanalare se non con l'aiuto di protezione civile, carabinieri, ovviamente Salerno Mobilità, vigili e quant'altro, questo afflusso enorme di persone che andava ovviamente spostata da un lato all'altro della città. Tanto da richiedere ovviamente il combinato disposto di navette e metropolitana per poter far fronte a questo flusso. Ovviamente l'idea di sfruttare un'altra area centrale ha permesso un po' di alleggerire la rete e di rendere più sostenibile e meno critico ovviamente lo spostamento da quella zona, in proiezione a una importante bus station, voglio dire, per come è ubicata, sì, e ovviamente il centro della città. Chiudo qui perché non voglio essere noioso e ripetitivo, avete già indicato, allora, tutto voi. Si è trasformato in un mini convegno, ma va bene così, perché in modo tale che possiate avere contezza di tutto quanto c'è nel backstage, no? Ora Augusto De Pascale e poi per ultimo ma non ultimo Geraldo Calabrese. Sarò brevissimo, come bisogna fare, perché noi dobbiamo essere l'emergenza e facciamo anche questa cosa in diretta emergenza e in maniera stretta. Io penso soltanto questo, che la manifestazione è diventata adulta, oramai siamo adulti, io lo dico perché sono un po' con la memoria storica di questa manifestazione, in quanto che è da anni che ci portiamo per mano, cresciamo insieme. Quindi io l'ho chiamata unità di gioia e credo che questa sia la vera definizione, perché la gente viene qua e non perché ha crisi, ma perché viene a gioire. E noi vediamo nel tempo abbiamo visto tante cose, quest'anno vediamo che le persone non vengono più le ore così a far fretta perché devono andare via, assolutamente. Stanno qua perché sono felici, vivono bene e principalmente, come diceva Massimiliano, vengono dal mattino. E questa è una cosa bellissima, perché noi abbiamo una città piena di persone. Quante unità operative, quante persone sono? Come unità operativa, allora la Protezione Civile quest'anno ha chiesto l'aiuto e stranamente, devo dire, la Regione ce l'ha concessa. Per questa è una stranezza, perché gli altri anni l'avevamo sempre chiesto. Quest'anno, per caso, io ho fatto la richiesta e ci è stata concessa l'uso e l'utilizzo di anche altre associazioni di protezione civile. Siamo partiti dalla prima settimana da un totale di 56 persone e siamo arrivati anche a 90 volontari che sono stati sul territorio. Sono stati ben divisi e principalmente non è solo la protezione civile, abbiamo avuto qualche momento in più anche di là di crisi, non di gioia, quando ci è mancato un pochettino i vigili urbani, che poi è tutto rientrato e adesso va tutto come andava e come deve andare sempre. Forse ce ne manca qualcun altro, ma riusciamo a sopperire. Un numero complessivo di persone tra protezione civile, carabinieri, guardie di finanza e vigili urbani, cioè lo avete stimato? Un piccolo esercito, sì, metti 200 ragazzi, molti, è un piccolo esercito veramente. Allora praticamente noi come vigili urbani siamo sulle 100 persone ogni 80-90 unità, 80-90 unità impegnate nel fine settimana, per il fine settimana più Salerno Mobilità, i 200 studenti, credo che aggiungere le forze dell'ordine, poi ci sono le forze dell'ordine, io credo almeno i 700 persone si arrivi, io penso che no, 700 no, ma sui 500 ci siamo, sulle 500 persone ci siamo, perché dobbiamo anche collaborare e ringraziare anche la Polizia Provinciale che quest'anno anche collabora come vedete abbiamo un'unione di intenti e quindi io credo che, visto che siamo cresciuti, dobbiamo prendere seriamente in considerazione questo di fare di questa manifestazione, di pensare di spalmarla un pochettino a un periodo molto più lungo, anche immettendoci dentro, come diceva Ermanno, altre manifestazioni, perché le persone adesso hanno l'idea e la ragione di venire a Salerno e sono contenti di venire a Salerno,
e devo dire questo, prima eravamo la città, tu sei della città di De Luca, no, adesso siamo la città delle luci, quindi voglio dire, anche se qualcuno è arrivato all'ultimo momento, e parlo dei due assessori, sono stati un pochettino, come è giusto che sia, adesso vanno alla grande, forse meglio di chi c'era prima, insomma. No, ma... Va bene, allora grazie Augusto, Gerardo. No, io molto velocemente... No, ma avete frainteso quello che volevo dire. Mi hanno bloccato. Scusa un attimo, molto scusate, in modo tale che chiudiamo... Ci tenevo a chiarire un aspetto che... ha avuto grande attenzione sulla stampa locale con titoloni a mio avviso ingiustificati, come ho letto, di dichiarazioni, di minacce, di denunce rispetto allo smog, alla qualità dell'aria. Allora chiariamo bene questo aspetto, perché qua se c'è una denuncia da fare è per procurato allarme, perché io questi titoloni e queste dichiarazioni le ho lette quando eravamo a 23 giorni di superamento della concentrazione del PM10 che attualmente è prevista di 50 microgrammi per metro cubo, con un'unica centralina funzionante a Salerno rispetto alle tre originarie della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, l'unica funzionante è quella posta denominata ospedale via Vernieri. Per capirci bene, quando voi scendete da via Pio XI al termine, quando si innesta su via Vernieri, sul lato destro, se ci fate caso, c'è un gabbiotto di colore verde, quella è la centralina dell'ARPAC, l'unica funzionante, quella di Pastenamonte, che è via dei Mille, sarebbe la zona orientale, da tempo non funziona, e non funziona perché la rete di monitoraggio è soggetta a un aggiornamento a seguito della nuova disciplina. L'Italia ha recepito la direttiva comunitaria nel 2010 e si prevede il posizionamento delle centraline a una distanza di almeno 50 metri dagli assi viari, tant'è vero che con l'ARPAC abbiamo concordato di spostare quella centralina di cosiddetta Pastenamonte, sarebbe via dei Mille, al parco del Mercatello, in un punto che garantisce la distanza di 50 metri dall'asse viario, perché altrimenti la centralina è più idonea per le revisioni automobilistiche, come si fa con la sonda Lambda che si mette alla marmitta, perché quella di via Vernieri, se andate a vedere, sta a un metro dalla carreggiata, e quindi anche sull'attendibilità, ma al di là dell'attendibilità, perché dico che si è generato allarmismo? Perché se voi andate a prendere la tabella dell'ultimo rapporto dell'ARPA, che è pubblico, basta andare sul sito, sono tenuti per l'informazione ambientale, noi vediamo ad Avellino 37 giorni di superamento, questi sono i dati dell'alto ieri, validati ieri, a Benevento una centralina 60 giorni di superamento, San Felice a Cancello 65 giorni di superamento, Sparanise 60 giorni di superamento, e non vi voglio dire nel resto d'Italia, nei capoluoghi urbani dove naturalmente c'è una maggiore concentrazione di auto. Noi a Salerno all'alto ieri siamo a 30 giorni di superamento rispetto ai 35 previsti dalla normativa vigente. Questo con le luci d'artista, non credo che a San Felice a Cancello o a Sparanise abbiano le luci d'artista. Questo in condizioni meteoclimatiche non favorevoli, perché avete notato che abbiamo avuto l'estate di San Martino, ancora oggi siamo in condizioni di assenza di pioggia, di vento, e quindi questo sicuramente non aiuta, ma se andiamo a raffrontare con altre realtà la qualità dell'aria a Salerno, addirittura quest'anno basta andare a vedere i dati vecchi, lo storico, è migliore rispetto agli anni precedenti. Allora se qualcuno ha intenzione di fare denuncia, che le faccia pure, perché noi la faremo per procurata all'altro. Bene.